Una candidatura alla quale il Comune di Piacenza e anche i comuni sull'asse del Po della nostra provincia hanno aderito con entusiasmo. Si incastra molto bene nel percorso che insieme a Cremona e alla provincia di Lodi abbiamo costruito in questo periodo per quanto riguarda il contratto di Fiume. Quindi il gruppo di lavoro per quanto riguarda la nostra provincia, la provincia di Cremona e la provincia di Lodi è un gruppo collaudato, ci siamo inseriti in questo percorso che vede le due regioni, ma anche altre tre province, quindi 200 chilometri di asta fluviale importanti, interessanti sotto ogni aspetto, e dalla storia alla gastronomia. Insieme per chiedere appunto questa grande possibilità di essere inseriti in un contesto che ci porta all'attenzione oltre i confini, quindi un percorso di valenza, di conoscenza del nostro territorio a livello mondiale. Speriamo di riuscire ad arrivare in fondo a questo percorso. Credo che i contenuti siano all'evidenza, i luoghi siano di eccellenza. La storia ci rappresenti in modo identitario e possa costituire grande interesse anche per chi vorrà conoscere i nostri luoghi che spesso vengono apprezzati attraverso un percorso che li porta alla conoscenza. Credo che sia una grande opportunità la quale il Comune di Piacenza, ma ripeto, tutti i comuni dell'asta hanno aderito con grande interesse e ci metteremo a disposizione per fornire il materiale per poter essere, speriamo, in tempi brevi promossi. Beh, Ecco, quali saranno le prossime tappe? senz'altro c'è un lavoro che verrà portato avanti dei singoli territori per la produzione di documentazione di materiale. Ci saranno quindi tavoli di lavoro, un coordinamento importante col lavoro di Legambiente, col lavoro di AIPO, che è anche promotore un po' di questa iniziativa, e sotto l'egida dei rapporti appunto per la costruzione dell'UNESCO, per la costruzione di questo sito. Io credo che sarà il lavoro di circa un anno che di volta in volta saremo chiamati ad attuare con le singole amministrazioni, parallelamente un percorso di informazione con la costruzione di un sito che porti all'evidenza l'asta interessata appunto da questa ipotesi di riserva, e quindi una serie di situazioni che da un lato costituiscono mettere insieme il materiale, dall'altro portare l'attenzione della comunità, delle eccellenze dei singoli territori, che poi sono caratterizzati appunto dalla presenza del grande fiume.